grazie a quella strage tanti giovani come me hanno capito che la lotta contro l'illegalità, la lotta contro la criminalità organizzata non può essere soltanto una guerra per addetti ai lavori, ma è una guerra per il nostro futuro, per il futuro dei nostri figli. Stiamo celebrando un ricordo che deve essere sempre vivo in ognuno di noi, il ricordo di un sacrificio fatto nel nome della giustizia in cui i nostri Falcone, Borsellino, Livatino e tanti altri eccellenti ed illustri magistrati e nomi di veri servitori dello Stato hanno dato perché emergesse sempre, diciamo, la verità e prendesse il sopravvento una cultura della legalità. È quella che si richiama alle parole di Rosario Livatino, il quale soleva dire: alla fine non ci sarà chiesto se siamo stati o quanto siamo stati credenti, ma quanto siamo stati credibili. Chiunque si affidi allo Stato per la nostra esperienza e alle associazioni anti-racket quando è possibile, non esiste che venga lasciato solo. Io lo continuo a ripetere all'infinito, perché questa è la nostra esperienza e questa è la verità. Così come dico sempre ai ragazzi che chi racconta che tutto è mafia, tutto è corruzione, tutti rubano, o è un mafioso, o è un corrotto, o è un ladro, o semplicemente una persona che cerca una scusa per il proprio disimpegno. Quello che possiamo fare, che cerchiamo di fare, è cercare intorno a noi quello che non è mafia, quello che non è corrotto, metterci insieme e fare la nostra parte, smetterla di delegare gli altri. Le forze dell'ordine ci sono al nostro fianco, lo sono sempre state. Quello che mancano sono i nostri colleghi, purtroppo, che si ostinano a non denunciare. Il sacrificio di Paolo Borsellino e il ricordo quindi di Paolo Borsellino è molto importante, perché ci dà coraggio e ci indica la via, e la via è quella appunto dell'assoluta intransigenza nel combattere la camorra e le organizzazioni criminali. Ecco, con la mafia, con la camorra, con il crimine non si può scendere mai a patti e a compromessi. Contro la camorra si deve solo combattere, ecco, strenuamente. E in questo senso, appunto, qui a Ercolano i coraggiosi imprenditori e commercianti ritengo abbiano dato piena, concreta attuazione al testamento morale e civile di Paolo Borsellino. Ad Ercolano il successo c'è stato, il successo ad Ercolano lo possiamo certificare da qualche anno proprio con il lavoro immane che è stato fatto a livello investigativo, a livello operativo, da una squadra veramente eccezionale che abbiamo apprezzato negli anni sempre di più, una squadra che oltre il dovere istituzionale ci sta vicino quotidianamente in tutte le nostre esigenze. Con molti, anzi con tutti, è nato un rapporto che va al di là, ripeto, del rapporto professionale e istituzionale, ma con molti e con tutti quanti, mi correggo ancora, c'è un vero, sincero e affettuoso rapporto di amicizia e di collaborazione. Oggi Ercolano viene definita città deracrettizzata e ovunque viene citato il modello Ercolano, quale sintesi di impegno civile, frutto della sinergia tra le istituzioni, il cittadino, la magistratura e le forze dell'ordine. L'eccellente risultato conseguito, di cui siamo testimoni e coprotagonisti, non sarebbe stato possibile senza la determinante e l'elevata professionalità dell'intero gruppo investigativo impegnato nel contrasto alle organizzazioni criminali del territorio. Questi autentici servitori dello Stato, con grande umanità, hanno saputo conquistare la nostra fiducia. Quindi consegniamo l'attestato di merito per il coraggio e lo spirito di sacrificio dimostrato nel garantire la sicurezza alla comunità ercolanese, contribuendo a contrastare il fenomeno estorsivo. Con riconoscenza, stima ed immensa gratitudine, con spiccate doti professionali e investigative, grande umanità, coraggio, serietà, equilibrio e fermezza, hanno saputo conquistare la fiducia dei commercianti e degli imprenditori, diventando un sicuro riferimento al nucleo operativo e radiomobile della Compagnia Carabinieri di Torre del Greco per l'incessante ed efficace attività di contrasto alla criminalità organizzata. Con riconoscenza, stima ed immensa gratitudine. Prego. Quale comandante attuale del gruppo di Tronunziata, ovviamente in particolare
nei confronti dei collaboratori della compagnia editoriale Greco c'è soltanto un grande orgoglio di comandante per avere alle dirette dipendenze quali collaboratori, ovviamente personale di questo calibro. È giusto sottolineare che tutto questo è stato possibile grazie alla direzione del dottor Filippelli, magistrato qui con noi, e che ovviamente ha diretto, coordinato e indirizzato tutte le attività della polizia giudiziaria. L'impegno ovviamente non secondario è quello ovviamente di non perdere neanche un centimetro del territorio guadagnato, perché Ercolano, Torre Greco, ma tutto il circondario ovviamente sono territori che hanno per i quali si può attestare un grande successo di tutte le forze dell'ordine, ma non ci si può permettere assolutamente di perdere soltanto un centimetro del territorio guadagnato. Un ricordo del territorio sicuramente, perché un'eccellenza come il dottor Filippelli è un'eccellenza, abbiamo ritenuto di dare un simbolo di eccellenza al dottor Filippelli, al quale ci siamo permessi di apportare una piccola variante con l'inserimento del tricolore. Grazie, grazie mille. Contento di questo bellissimo dono, tra l'altro, perché mi significa, mi rappresenta e la vostra amicizia, che ovviamente è assolutamente ricambiata, perché in questa bellissima manifestazione due cose sono emerse, penso in maniera assolutamente chiara, che occorre ovviamente professionalità, tanta professionalità per affrontare situazioni e problematiche così complesse e così difficili. E questa professionalità poi si deve esprimere attraverso uno spirito e una capacità di squadra, perché diciamo così, nessun uomo da solo può farcela, occorre invece uno spirito di squadra, che in questo caso c'è stato. E poi ci vuole umanità, okay? L'umanità è fondamentale e si esprime poi a seconda delle condizioni in diversi modi, diciamo così. Oggi la possiamo esprimere con quella simpatia, con quel garbo, con quell'ironia, diciamo, che ha contraddistinto tutta questa nostra cerimonia, perché ci sono le condizioni per poterlo fare. Altre volte, diciamo, questa umanità si esprime in forme, diciamo, necessariamente più serie, più gravi, però è importante, perché appunto l'umanità è quello che deve legare gli uomini, e deve legare, diciamo, attraverso poi degli obiettivi e dei valori. Quindi chiaramente quello che, diciamo così, lega tutta questa storia è appunto l'umanità in funzione di un obiettivo, la liberazione della città di Ercolano, e il valore che dobbiamo appunto perseguire sempre è quello della giustizia. Grazie ancora, grazie. Grazie per questa.